Bella a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con un nuovissimo video su non uno spacchettamento ma su una recensione di due action figure appena arrivate del famosissimo cartone giapponese Dragon Ball. Quindi, già dal nome, quindi dovrebbe essere del top ragazzi. Infatti andremo subito a vederle, che uno è Vegeta, come potete vederlo qua dentro, Vegeta, figura di tutti, e poi Goku di livello 4, se non sbaglio deve essere Goku di livello 4, sì. Ok, detto questo andiamo subito magari a vedere prima di tutto Vegeta, che alziamo un po' la telecamera così faccio vedere un po' meglio. Perfetto, questo è il mitico Vegeta. La scatola ragazzi è veramente stupenda, cioè veramente hanno qua il liscio e qua praticamente dubbio, mamma mia, tanta roba. Ok, Dragon, ovviamente di Dragon Ball Z. Andiamo a vedere, queste qua si chiamano ragazzi, queste figure si chiamano, adesso se vi faccio vedere, alzo un po' un attimo la telecamera, ok, come potete vedere qua, figure 0X, come le carte di Pokémon, praticamente hanno voluto copiare anche questa cosa, molto molto bello. Quindi andiamo subito a dare un'occhiata magari qua cosa dice, ok, no vabbè, poi dice che i capelli sono gialli, vabbè, non è vero, non scherzo, a parte quello non so cosa dice ragazzi, tutto in giapponese, quindi se qualcuno di voi sa il giapponese, bene, se no niente. Ok, andiamo ad aprirla. Ok, se lo faccio sfondare qua. Packaging questo qua ragazzi, che poi andrà a tagliare. Ok, ok, questo è il nostro Vegeta. Mamma mia che bello ragazzi. Ok, guardiamo dietro, molto molto bello. E questa è la sua basetta Super Saiyan Vegeta. Andiamo subito da montarlo, eccolo qua, e questo è il nostro Vegeta. Guardate che faccio da cattivo, eccolo qua ragazzi, questo è il nostro Vegeta, alto 25 cm 30, no? Ok, andiamo in questa misura, okay. Ok, perfetto, mettiamolo qua dietro la sua bellissima scatola, il nostro Vegeta. E ora andiamo a vedere la chicca, secondo me, perché questo è veramente grande ragazzi, Goku di livello 4, adesso alziamo un po', ok. Questo qui è sempre figure 0X ovviamente, perché per ora sono usciti solo loro due, quindi poi sicuramente faranno altri personaggi, sicuramente, perché conoscendoli fanno sempre tutti i personaggi, ma che bello ragazzi. Dietro qua è sempre in giapponese, quindi se qualcuno sa leggerlo, ok, se no niente. Perfetto, andiamo ovviamente lui, che qui c'è tutto completo, niente, andiamo subito ad aprirlo anche questo qua ragazzi, sfila. Enorme ragazzi, non riesco neanche a tenerlo sul tavolo, eccolo qua, perfetto ragazzi, guardate che figata, questo è il mitico Goku livello 4, sembravano delle nuvole, invece no, non sono nuvole. Benissimo, mettiamolo subito sulla sua basetta ovviamente di Goku Super Saiyan 4 San Goku, andiamo a montarlo, perfetto, mamma mia ragazzi, eccolo qua, e questo è il nostro Goku, dietro ovviamente c'è la sua coda, vedere che è già attaccata. Andiamo a sistemarlo qua dietro e ora eccoli qua, sono i due personaggi che per ora hanno fatto ragazzi, qui ci sono questi due per ora come personaggi, non so dirvi quando usciranno gli altri, se ne faranno altri, ma comunque questi sono i personaggi principali. E niente ragazzi, detto questo, guardate qua, mamma che muscoli, ha fatto abbastanza bene, è una plastica abbastanza rigida, non sono in resina perché sennò sarebbe un po' più pericoloso che si romperebbero subito, anche questo è una plastica abbastanza rigida, infatti qua ragazzi toccate è abbastanza, cioè non dico che fa male, ma cioè può fare male praticamente. Queste, ah sì ragazzi, non vi ho detto che marca sono queste action figure, perché è importantissimo, sono della Bandai, è famosissima, se non la conoscete, cioè è impossibile che non la conoscete ragazzi, è una marca famosissima. Questo è il bollino dell'importazione, se non sbaglio in Giappone o una cosa del genere dovrebbe essere, che questo bollino sono vari modelli diversi, e qui c'è un'altra scritta in giapponese che ovviamente boh, chissà cosa vuol dire. Il nostro Goku ovviamente è sempre della Bandai, sono action figure che diciamo che l'età è dai 14 anni in su ragazzi, perché veramente i capelli sono abbastanza pericolosi, forse anche i suoi, sì anche i suoi sono abbastanza pungenti. Niente ragazzi, detto questo il video concludo qui, ci vediamo al prossimo, mi raccomando, vi lascio sempre il link in descrizione di qualsiasi prodotto che vedete qua, quindi non preoccupatevi, e invece ci vediamo al prossimo video, like, bella raga.